Bentornati con una puntata extra tematica. Esatto, no, proprio per festeggiare il fatto che abbiamo ricominciato a saltare le settimane. No, vabbè, soltanto una settimana, dai. Ci volevamo anche non parlare di videogiochi. Parliamo di film, più di videogiochi. Film di fantascienza di merda. Di serie Z. Di serie diciamo. Z, però. Non sono brutti, esatto, perché ci sono persone a cui piacciono quelle di serie Z. Ti piacciono questo fantascienza di serie Z. Serie Z è il contributo autoriale di Matteo. Esatto, che ringraziamo. Anche questi piccoli copy in colla con la spillettina. Buddy a quello che fa. Sono due film qui in sequenza e praticamente mostrano questa volontà dei turchi di provare a fare film di fantascienza ricopiando roba famosa. Questo è considerato l'E.T. turco. Ah, un E.T. L'E.T. in versione turca. È turco, esatto, è turco. Per ora vediamo solo delle scale, ecco i bambini. I bambini, ecco, vedi, si vede anche il tipo. Ma lui anche il dito. Ma quindi è un E.T. che mangia kebab? Che no, fa? No. Ma è proprio un clone, quindi. No, è terrificante. Guarda il tizio marroncino che c'ha la giustamente, è giustamente turco. Guarda che temelo, Comunque, no, qual è? Se c'è stato in Turchia, un bel posto. Dicono che c'è. Ed è pieno di omarini così. Sì, ma c'è un punto meraviglioso che dice, sì, che praticamente c'è questo sogno del protagonista in cui Buddy, che è il bambino, e tutta la sua classe cantano allegramente Kikiki Kokoko di Pippo Franco. Ci suggeriscono questa cosa qui. Grande capolavoro del 70. Sì, beh, questo è del 83. Il fantastico. E arriviamo a questo Duniani Kurtaran Adam, che Adam, è considerato il clone Star Wars, il clone di Guerre Stellari. Ah, sembrava più Hulk. Sempre turco. Sempre turco. Questo grande, è il film. Turco. Sembrava più Hulk. E ha la particolarità che praticamente hanno fatto il film prendendo i pezzi dei film originali, cioè hanno mescolato e lui che fa? Con lui che cos'è? Qual è la scena questa? Lo so, forse starà scoprendo la forza, un po' anche Dragon Ball. Vedi, sono i pezzi proprio del film, alcuni pezzi, cioè i pezzi dei film Madonna veri santa. Infilati dentro, quello cosa bruttissima. E c'è anche la colonna sonora, che è la colonna sonora dei film originali. Ovviamente, veramente. Suppongo su licenza tutto, no, quanto. Sì, come no, su licenza. Ma questa è roba che non gira nei circuiti ufficiali proprio, no. Quindi no, nei circuiti turchi sì. Quindi possiamo guardare IMDb eventualmente. Sì, alla grandissima. Questo qua lo trovi allora, ma sapevo, alla no, Turchia sarebbe, guardavo sta roba. Come seguiamo il Metacritic? Sarebbe stato bello avere le musica IMDb. Di Battlestar Galactica, di Ben-Hur, del pianeta delle scimmie, di tutto. Ci sono musiche originali che hanno filato nel film e fare la colonna sola. No, gli ha schizzato il braccio. Inquietante sta cosa. Dove io metto? Sembrano i Muppet, no? Sembrano i Power Rangers figati, più che altro. Sesame Street. Ma lui chi sarebbe? Tipo Chewbacca? Che cacchio ne so? No, questo è un mostro e lui fa tipo Luke Skywalker. Partiamo dal presupposto che anche noi non ne sappiamo assolutamente niente di questa roba. Mega è la prima volta che la vediamo. Arriviamo Mega Force. Questo Mega Force la prima l'abbiamo detto di quando era il film, era dell'82, anche questo film questo, dell'82 questo è più Power Ranger, questo è famoso, esatto, con il famoso Capitano Laser, si chiama il ciao sono Capitano Laser, il protagonista praticamente sempre solita cazzata, questi mercenari, sì, tipo Power Ranger, ci sono una serie di mercenari che praticamente vengono assoldati per combattere chi? Cioè alieni, ci sono queste cose prive di senso. E questo però chi è? Il contesto è molto molto, come si chiama quello con Mad Max, esatto. E tra l'altro lui era un fissato, il regista era un fissato con praticamente petardi, granate, fumogene, tanto cioè pieno cosa di cose. Sì, poi c'era la tizia che ballava sul palo, quella che spiega. Sì, questo però Plan 9 from Outer Space. È un caposaldo, esatto, della storia della fantascienza nel mondo proprio. Esatto, fantascienza mondo, e horror, esatto, perché non era solo fantascienza. Di Ed Wood, di quello che bravissimo. Dicevamo, se qualcuno non l'ha visto si guardi film con Johnny Depp, di Ed Wood che parla. L'abbiamo messo qui girare la pellicola, che è la biografia del regista, perché l'abbiamo messo qui perché fondamentalmente è fatto in modo molto paraculo, a bassissimo costo, con pezzi recuperati allungati che non c'entravano niente neanche con il film stesso. È famosissimo per la scena dei dischi volanti, che in realtà erano due piatti attaccati uno sopra l'altro tenuti con dei fili, esatto. E poi ha fatto veramente una commissione, non era questo col problema con Bela Lugosi, io ricordo male, con Bela Lugosi che è morto, per cui a un certo punto hanno dovuto utilizzare una controfigura che però non guardavano mai in faccia, stava sempre coperto di faccia perché non era più Bella Lugosi, pure era sempre di schiena. Guarda che poi continua a sparare questa cosa mostruosa che c'ha, me la
la pistola che fa solo fumo. Col portalco. La pistola fumo, cioè. Col portalco, esatto. Per cui, insomma, è considerato... Comunque, ha avuto un ruolo importante. Sì, 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 assolutamente. Non meritava di stare qui dentro. Pulgasari. Qui arriviamo al film coreano della Nord Corea, super... Scusate. Sembra una medicina. E adesso c'è un problema gravissimo, perché abbiamo perso la sincronia. Ecco. Dicevo, super... come si dice, politicizzato, super insomma di... Politicizzato. Come cavolo si dice? Propaganda, ah, ecco, non veniva il tempo. Coreana. Film propaganda coreana. Ecco, infatti rivedo l'imperialismo americano. Esatto, praticamente è... In realtà... È praticamente una specie di appunto di cosa contro il capitalismo, perché esatto. Del popolo contro il capitalismo è una specie in realtà di Godzilla. Il gioco Homefront ha preso ispirazione da questo, da questo gioco. Da questo. Ma la cosa che fa ridere, che è questa cosa che è credibile, che il regista è stato rapito nel 78 dall'intelligence nordcoreana e poi ha fatto questo film. Ah, quindi dopo aver fatto questa cosa. Per fare il film, si suppone. Dopo è stato rapito e poi ha fatto il film. Cioè, sotto rapimento. Ha fatto il film. È un bel modo per ingaggiare. Senza dover pagare poi, tra l'altro. Infatti, adesso tu vuoi andare anche nel cinema, adesso ti rapiscono. Ci serviva uno Steven Spielberg per lo possiamo rapire. Si parte adesso qui. Dopo comunque appunto dice. C'è tutta questa roba, tra l'altro ci sono scene in cui si balla perché c'è quella cosa. Guarda. Questo è fantastico, il titolo è clamoroso. Ma perché sembrava quello di Guerre Stellari. Esatto. Mamma mia. Ma che cos'è sta roba? Allora qui arriviamo appunto sempre un altro film di fantascienza, anche questo stile Mad Max con il posto distrutto da radiazioni e così via. Praticamente c'è anche questa voce narrante tipo Dungeon Master di Dungeons and Dragons. Comunque la cosa interessante è l'utilizzo di scenografie. Chi è lui? A bassissimo costo. A bassissimo costo. Via. Però è incredibile come questa gente. Riesco. Cioè, se noi facciamo questa cosa, no, non ci viene. Non ci viene così. No, e non ce la pubblicano, probabilmente. È vero. Comunque, qua. Tutti attori super palestrati, giovanissimi. Tarzan. No, questo fatto dove? Barbarian. Questo è quello delle gocce. Il Tarzan però delle gocce. Il gas super progio. Si è arrivato e viene colpito. Si e che fa questa? Non lo so. Comunque, è terrificante. Guarda, tutte le scolaresche praticamente sono. Ma cos'era? Parlava di un viaggio nel tempo. Ma lo sai chi sembra lui, però? Anche Lorenzo Lamas sembra un po'. Non è che ci sta molto. No, chi è quello dietro? che gli fa la spuzzetta. Dai, ma che è sta roba? Comunque sì, ci sta questa cosa di uno scienziato praticamente che cioè c'è questo un super cattivone che riesce a corrompere. Gay Civil Conan. No, questo è il video di YouTube, ovviamente. È fantastico, sono qua. Arriviamo a un altro film meraviglioso, questo Santa Claus. Guarda la suspense. Ti piaceva questa? Ma questi bambini finti neri? Hai visto? Ma sai che forse ne ho sentito parlare anche di dei questo? Dei bambini finti neri? No, Santa Claus no, conquista i marziani del 64. Mamma arriviamo mia. È nella lista dei 100 peggiori film di tutti i tempi. Praticamente i bambini di Marte non riescono a dormire questo perché vedono e sono neri a quanto pare. Non riescono a dormire perché vedono la felicità dei bambini della terra quando arriva Babbo Natale. Quindi i marziani decidono di rapire Babbo Natale per portarlo. E però ci vuole del genio. Proprio immagino una bull dove c'è tutte esatto. Le palline con gli guarda poi guarda ma che è sta roba con lo schizzo d'acqua qui che guarda Babbo Natale di Benigni. È incredibile, incredibile. No, è incredibile. Cosa sparavano con le... Ah, lui è Babbo Natale, sì, che dice state tranquilli, sono i marziani è incredibile. E gli aiutanti. Era comico o drammatico? No, penso sia... Vabbè, una commedia per famiglia. Un'allegra parodia natalizia della fantascienza. Ovviamente fantascienza è che ci sono i marziani, suppongo, no? Sì, beh, certo, perché Santa Claus conquista i marziani, ovviamente, per questa cosa. Perché vincerà Santa Claus. Star Crash. Sì, Star Crash. Questo è Guerre Stellari. Qui andiamo, sì, Star Crash. Qua siamo su un autore italiano, effetti. Tale Luigi Cozzi. Non ti confondo con cazzi. Luigi Cozzi, in arte chiamato, si chiama Lewis. Oh, lei vince. E praticamente, ovviamente, un super rip-off di Guerre Stellari. È morto ormai lei. Però del 70 è il vero. Dicevo, un super rip-off di Guerre Stellari. C'è anche David Hasselhoff nel mezzo. Grande, che eccolo. Eccolo. Ma che è sta roba? Che sono sacrificate comunque. Hai visto le spade di plastica? Sì, che è stato terrificante, ma quello non era David Hasselhoff. Questo invece? Comunque, gestione super rip-off. Sì, vabbè, pure questo qua, praticamente preso. Però, guarda, non è fatto a piene malissimo. Mani, no. Comunque, scenografie terrificanti, luci terrificanti. Addirittura leggevo questo fatto. Visto? Che certo, che cosa vuol dire? Perché fare le tette su roba? Che gestivano anche le prospettive. Quando ti cade una roba da dosso. Sì, le prospettive fatte malissimo. Mamma per cui alcune mia. Volte sembrano dei pezzi bidimensionali perché non gestiscono. Ma c'è quello che balla. Sì. Guarda, è geniale, grande Cozzi. Grande ma non ragazzi. È David Hasselhoff. Sembra, ma non è lui. Ah, ci confermano che c'è David Hasselhoff. Sembra quello lì, ma non deve è essere fantastico. Questo, io voglio recuperarlo questo. Perché... Vuoi proprio vederlo un film del genere? No, però questa roba sarebbe da vedere comunque per capire che cosa fa. Che cosa fa, che cosa riescono a fare. Arriviamo a Terminator 2 Shocking Dark, che è una riproposizione di scene
scene tratte da Aliens e scene tratte da Terminator, suppongo assolutamente non autorizzato, mi auguro, però si chiamava Terminator 2, Shock and Dark. Quando è uscito questo? Quando è uscito? Comunque americano, dell'89. Quando è uscito Terminator 2? Magari la gente andava al cinema e vedeva o Terminator 2 normale o Terminator 2. Dice, addirittura ci suggeriscono che potrebbe essere italiano, di un tale infatti Bruno Mattei, selezionato. Siamo dei geni. Sì, comunque fondamentalmente ci stanno questo gruppo di soldati, questa Mega Force, che praticamente devono andare in giro a cercare di contrastare questa specie di alieni che sono pesci, dei pesci gatti, ecco, lo vedete, si vedono, eh? Sì, perché è un crossover tra Aliens, sì, perché è un po' di, esatto, fra quindi un robot con Alien, sì, sì, diventano dei pesci super, esatto, poi esatto, c'è questa cosa particolare che all'inizio c'aveva un altro no, non è questo, altro sto dicendo una cazzata, facciamo finta di niente, comunque c'è questa cosa di richiamare col titolo, ovviamente gente dice, oh, ci sta Terminator 2, già hanno fatto il seguito, infatti Alessio, no, Alessio è andato al cinema, andiamo a vederlo, andiamo a vedere questo qui, perché tre volte per rendermi conto che non era la Terminator 2 reale. Gigante, guarda questa scena di suspense che si sta alzando, mamma mia, è incredibile. Dai, però sono dei, ma chi è? Ah, sembra Charlie Sheen un momento, sì sì, è incredibile, riescono a costruire, sì, italiano comunque, riescono, quindi, a costruire, siamo orgoglio della fantascienza, sì, mondiale, sì, sì, sì. guarda. Questa bisogna trovarli, bisogna trovarli, è una scena di grande spessore, no, comunque. No, incredibile, tutta questa gente che si solleva da sotto. E arriviamo ai The Toxic Avenger. Avenger. Me lo ricordo perché uscì il videogioco per Amiga, è abbastanza, è molto famoso, ah, in, sì? America, assolutamente. Anzi, due addirittura. Cioè, anche fatto bene come effetti speciali. Guarda che effetti speciali, tanto dell'84, di lui che diventa un supereroe cadendo nelle pozze, questi barattoli, sì, questi barattoli, caduto nel barattolo di acido. Da quello che ricordo, lui per primo non si prendeva molto sul serio, sì, era super, non era proprio una parodia, ma sì, sì, sì. Super nerd. Chi sono i cattivi? Esatto, sono, esatto, i criminali di strada, i cattivi. No, sono, c'è, credo, questo tizio praticamente, se non sbaglio, c'è questo, questa, no, non mi ricordo, c'era questa cosa qui bruttissima che lui poteva praticamente controllare le persone, una cosa del genere, il cattivo, sì, comunque una cosa veramente stupida, e tra l'altro spazzolone, c'è, esatto, e ci faceva ridere per il fatto che diceva, ci sono alcune scene senza senso, tipo un bambino che viene investito da una macchina, lei viene inculata, la bicicletta, c'era del porno, ah, sì? Comunque, sì, perché stava inchiappettando Troma, quella casa di produzione famosa perché faceva le, quelle faceva medie sexy, okay, quella roba. Comunque, di vendiamo, devo dire che la maggior parte qui sono 70-80, perché forse c'era quello, uno spirito, c'era pionieristico, no, c'era, facciamo, sì, un picco, come cazzo ci pare, un picco di, sì, creatività, evidentemente, e probabilmente il mercato delle videocassette lo permetteva di fare, perché andava giù, esplodeva, e sì, sì, mentre, non c'era mentre nascevano Apple e Microsoft, sì, anche, ma più che altro perché secondo me era impossibile andare a controllare dall'America il film fatto in Italia, sì, sì, era impossibile, era fantastico, sì. Comunque se ti interessa, tre sequel, Vendicatore Tossico 2 3 e City in Toxic, The Toxic Avenger, e si è arrivati fino al 2000, per cui pure di recente, se lo vuoi cercare, se ti ha pensato questa puntata speciale, scriveteci che ne faremo tante altre per fare i buchi. Chissà com'è, te lo dice con tutto l'aria, era un minuto fa, chissà perché dappertutto l'ho visto, te lo dice, l'ho mandata solo chi ce n'ha di più per rabbia, chi non ne ha, sono Antonio Alessio Pierpaolo, che branco di sfigati. Se davvero ci tieni potrai vedere di là in un'altra puntata.